una costa disumano, grande cortecchia al capitano e un due sponde da incorniciare, baci il gladiatore. Da Livorno è atterrato e Luca D'Ambra il carro armato, pantaloni neri e mocassini, la classe di Sandrini. È il più bel gioco che c'è, ma se vinciamo dal busecchio mi tiro l'acqua con un secchio e giuro faccio un gran casino se battiamo il circolino. Ehi, quante emozioni che il biliardo ci dà, che sensazioni che il biliardo ci dà, quante emozioni che il biliardo ci dà, ma Mazzarini che misura che ha. Buonasera da Villanova di Bagnacavallo, manca un minuto al termine delle prove di giocatore di casa, quindi un minuto all'inizio delle ostilità fra Bibizò, Villanova e Pronto Poster Sette Crociari, una sfida che può dir molto in chiave salvezza e in chiave playout. Naturalmente è importantissimo nei playout avere delle posizioni più vantaggiose possibile. Do la buonasera prima a Valerio Alvisi. Buonasera a tutti, questa sera ci saranno i due famosi tenori, quelli che hanno fatto la differenza l'anno scorso a Cervia, che hanno permesso a questa squadra di vincere a Cervia, Simone Proietti e Ivan Bianchi. Li vedremo naturalmente nel secondo tempo, il primo tempo spicca qui di fronte a noi Gianluca Franchini, che sarà opposto a Fabio Falcini, una partita che lo vede naturalmente favorito, soprattutto esatto, in vista di quello che è successo domenica, che abbiamo visto molto 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 in forma, forse anche qualcosa di più, perché non sbagliava mai, e quando Gianluca Franchini non sbaglia mai, credo che vincere da lui sia praticamente impossibile. Decine e decine di effetti clamorosi. Ma intanto iniziamo. Con Daniele Pasi. Daniele Pasi la bocciata. Un bocciatore di coppia sempre molto in palla. Subito 10 punti. E Gianluca Franchini con la bocciata del futuro. 2 punti per lui, chiude Davis Ancanani. Due punti. Tanto buonasera anche per Giorgio Alessandrini, che stasera ci onora della sua presenza e della sua competenza. Grazie, buonasera a tutti. Allora, queste sono due squadre per Giorgio che lotteranno fino in fondo per o la salvezza o per i play-out in posizione il più vantaggiosa possibile, che ricordiamo che essere in posizione di vantaggio significa avere due risultati su tre alla fine dei play-out. Esatto, esatto, molto importante precedere gli antagonisti per avere la possibilità di riuscire a raggiungere la salvezza con un incontro in meno, che è tutto dire. Due squadre ostiche, esperte, però attrezzate per quello che riguarda il complesso delle squadre per raggiungere un'eventuale salvezza, o perlomeno non entrare a far parte dei play-out più pericolosi. Allora, qui la partita del campo centrale, Gianluca Franchini, fresco vincitore della gara di selezione Master a Perugia contro un Fabio Falcini, ricordiamo, secondo classificato 2 anni fa ai campionati italiani. Sì, dietro di prima, Daniele dietro Ricci. Inarrivabile in quel momento Daniele Ricci. Esatto, esatto. Comunque uno scontro che è favorito sicuramente Gianluca Franchini, perché se mantiene il livello di gioco che aveva domenica, credo che ci siano veramente poche speranze. Il livello anche per gli altri. Il livello di Franchini lo conosciamo tutti, è un giocatore splendido, di una classe sopraffina, più è il vantaggio che gioca nei propri biliardi, che conosce a meno dito. E ha un repertorio e un gioco
stellare e se è coadiuvato da una buona percentuale di virilli è un giocatore di primissimo livello. E Falcini, un bravissimo giocatore anche lui, un po' meno quotato per diversi motivi, un po' perché non dà l'attività che dovrebbe dare, un po' per altri motivi, e poi il più bravo c'è in tutte le categorie, in tutti i giochi, ma ciò non toglie che il risultato è aperto a tutti i risultati. Il Bibizzo sono consolidate perché sono secondo me la forza della squadra, perché Davis Ancarani non lo scopriamo certo noi come bocciatore, lo reputo fra i primi 5-6 nel panorama proprio dei bocciatori italiani. Nel frattempo vediamo Franchini scusate che ha raccolto 8 punti, 8 punti secondo passato. Luca De Carli, io mi ricordo nel passato che ha avuto anche l'onore di giocare con un certo Luca Molduzzi in certe gare, quindi esatto, vuol dire qualche valore ce l'avrà sicuro. No, ce l'ha, tanti anni gioca con degli sprovveduti, tanti anni che gioca, ha vinto anche diversi tornei in coppia logicamente, perché non ha l'handicap della bocciata, certo, anche lui certo. Sono tutti giocatori navigati. Dall'altra parte vediamo Ancarani che è il suo compagno, certo, in questa cavalcata, già vincitore 2 volte nei Master, vincitore dei campionati italiani, singolo di prima categoria, cioè è un giocatore, una coppia ben assortita. Dall'altra parte la coppia ormai inossidabile possiamo dire, perché Daniele Pasi e Pier Paolo Minguzzi sono anni che giocano insieme. Sono anni che giocano insieme, è una coppia così chiamata casalinga, però assortita bene, in quanto Pasi ha il filotto facile. E Minguzzi è una buona spalla, perché come giocatore d'accosto non ha niente. Certo, fa il suo compitino sempre in maniera diligente. Diligente e calma. Ecco una nuova, un'ennesima palla di 4 sponde d'effetto di Gianluca Giusto Franchini, per far vedere che qual è il suo cavallo di battaglia. Per me è il rettore dell'Università delle Palle d'Effetto. Passando a Sette Crociari, intanto andiamo da Gianluca Bianchini che gioca con Angelo Franceschini, che è il papà di Luca. Anche questa è una coppia che l'anno scorso a Cervia, dopo un campionato tra alti e bassi, forse più bassi che alti, ha vinto a Cervia nella Stella qualche partita veramente importante giocando bene. Abbiamo visto, sì, Gianluca Bianchini è un bocciatore, 10 che punti in A1 ci sta benissimo. È la presentazione di questo ragazzo qui. Mentre dall'altra parte, Ricci Gagliandro ha scalato le categorie in 3-4 anni, la terza categoria è un prima affermato adesso, perché spesso lo vediamo nelle gare. Esatto. Questo Ricci, oltre al dono di essere un grandissimo collezionista, come puntista di coppia direi che ragazzo, è molto valido. Quindi. Ragazzo splendido, serio e bravo, che non guasta. Detto, lo vediamo con uno scudetto tricolore nel petto, che è quello che ha vinto la Gresiana, direi, la Gresiana in finale proprio contro la mia squadra l'anno scorso a Santa Maria Codifiume. Presto ci sarà la rivincita, perché siamo a tiro, eh. Sì, so che c'è. Intanto definisco da Cineteca questi ultimi 2 tiri ad effetto. Sentiamo anche da Valerio Alvisi che puoi dire una parola sola. Beh, per commentare. Posso dire che questo è il suo biliardo, per cui può non sbagliare, certo, mai niente, ma li abbiamo visti a Perugia. Ecco, li abbiamo visti magari ad Ancona, li abbiamo visti a Carpi, li abbiamo a Bologna, li abbiamo visti dappertutto. Li abbiamo visti a Imola, quindi vabbè, numero uno il discorso di questo fondamentale. E adesso tra l'altro un altro filotto e siamo 23-0. Terzo pallino consecutivo, naturalmente un pallino ancorato a sponda corta, ma il più possibile. Volevo ricordare che il nostro collaboratore di questa sera ha vinto la gara nazionale di Firenze, di Goresiana, in finale con Maurizio Zoppoli, uno scontro epico, probabilmente sono 2 dei 4-5 più forti di tutti i tempi, peccato che purtroppo non eravamo a assistere.
Quindi facciamo pubblicamente i complimenti a Pier Giorgio Alessandrini che ha messo questo ennesimo trofeo in bacheca. Tanto un altro tiro d'effetto e un altro punto preso a misura, stavolta però c'è la possibilità. Devo dire la verità, dà quasi fastidio vedere tutti questi tiri strani, è sempre il punto prende. Forse, come dici te, l'unico antidoto è provare di venire di prima una volta. Assolutamente, non c'è altra strada. Non so, adesso lo chiediamo anche a Pier Giorgio, che si diletta anche a giocare a boccette, è stato un buonissimo giocatore anche a boccette, adesso vabbè, ha scelto la strada più della Goriziana. In Serie 2 comunque sta meritando, stai anche vincendo se non sbaglio. Sì, abbastanza. Anche perché la, diciamo che la bocciata, come chiamo io, del futuro aiuta, perché aiuta ti libera da certi problemi, da certi pesi, sì. Quindi dopo nel gioco, e tu sei un maestro nel gioco, esatto. Nei tiri di realizzo, esatto. Si rende meglio perché non hai più lo spasimo della bocciata, non esatto. So se ho detto una, no, una, un'esattezza. Hai detto una cosa giustissima, la prima base, come ho sempre sostenuto, è sapere giocare alle boccette, conoscere il gioco e darci per il verso giusto. La bocciata cosiddetta di Raspona, senza ombra di dubbio, aiuta a togliere del peso al contendente, all'attore che la effettua, perché senza giri di parole è più facile da eseguire. Ma io ti volevo chiedere una cosa, allora, visto che tu sei un giocatore assolutamente di esperienza, per non subire tutti i tiri d'effetto di Gianluca Franchini, cosa bisogna provare di fare? Io dico provare perché sì. È molto difficile. Allora, io dico il tiro di prima. Segreto è il tiro di prima. Chiude perché vai dal di sotto con la quarta sponda, certo. Arrivi sempre nel pallino, quindi sei un po' più... Sei un po' più. Vediamo che questo tiro d'effetto... Ecco, la notizia è che ha sbagliato un tiro d'effetto. Quindi andiamo a vedere se fuori c'è il sole. Vediamo adesso Falcini alla bocciata, giocatore talentuoso sicuramente. Primo pallino per lui, due punti. Due punti e rimane. Andiamo da Denis Sankarani. Che devi inseguire. 22-7 per gli avversari. Solitamente, un killer della bocciata. Lo metto di sopra. Forse c'è il rientro, ma troppo tenno. Due punti per Denis Sankarani. È innegabile che vedere Gianluca Franchini giocare a biliardo è sempre bello. Indipendentemente dal tipo di bocciata che effettua, non lo vedi mai sbracciare, mai fare una piega, sempre elegante nel biliardo, sempre correttissimo e spettacolare da vedere. Vediamo Daniele Pasi alla bocciata. Daniele Pasi, inquadriamo prontamente, attenzione a questo trasponde di... Bellissimo tiro di Falcini che trova 16 punti a trasponde ad alzare il pallino, bellissimo. L'intento di Fabio Falcini è quello di muovere, movimentare un po' il gioco, trovare in giro per il biliardo dei esatto. punti, perché altrimenti esatto. si finirà prigioniero della morsa, esatto. del gioco a muro di Gianluca Franchini, non ci sarà nessuna possibilità. Esatto, nel frattempo chiediamo scusa a Pasi, ha realizzato 4 punti di bocciata. Sì, hai detto una cosa giustissima per cercare di sconvolgere un po' la macchina perfetta che è Gianluca Franchini, bisogna portarlo un po' in giro per il biliardo con la speranza che sbagli qualcosa. La palla a Valerio. Allora, detto che siete d'accordo sul fatto del tiro di prima per cercare di non subire tutti i tiri d'effetto, c'è anche un'altra cosa che abbiamo già detto, intanto un calcio in cui entra poco, naturalmente bisogna andare in giro per il biliardo con Gianluca Franchini, se no non sì, è non una devi, possibilità. Non devi accettare punto bocciato perché lui è straordinario. E stiamo parlando di due cose che non sono assolutamente facili da integrare l'una con l'altra, perché...
però Falcini è già partito bene. Esatto, ha un esatto. Bel 16. E si è portato a meno 2 con questo bellissimo 16. Ricordiamo che i biliardi qui del Bibiso Villanova sono molto particolari. E per chi viene a giocare da fuori, qualche insidia di più rispetto agli altri campi ci potrebbe anche essere. Tanto tiro d'effetto di Luca De Carli. Colpisce di prima il bersaglio col tramo di 4, rimpalla, va via, rosso, punto rosso. Non fortunato, ma probabilmente anche sbagliata la biglia. Sì. Ma ci vediamo Falcini cosa farà. All'ultima della mano. Una posizione che sarà molto dura mettere una biglia per contare, per segnare. No, bisogna fare in maniera di prendere il meno possibile. Esatto. Soprattutto di non prendere un calcio di queste rosse qui in alto. Proverà a risalire di seconda. Tiro che deve passare in mezzo a un nugolo di biglie, però sembra ben indirizzata. Vediamo la spinta e l'angolo. Molto buona. Bravissimo, gran palla. Ottima biglia di Fabio Falcini, non inquadrata, ma vediamo come si sono messe adesso. C'è un tiro a spingere per Gianluca Franchini, ma attenzione perché bisogna essere precisi. Se parliamo di precisione la associamo a Gianluca Franchini tutte le volte. Perché l'importante era obbligare Franchini a venire a punto per non fare il calcio. Certo, molto importante. 26-21 è bocciata per il vincitore, fresco vincitore della selezione master di Perugia di domenica. C'è il filotto. Siamo 34-21 e naturalmente il pallino dove è andato? Sulla sponda. Vediamo se si deciderà prima o poi a mettere la biglia di prima. Intanto Davis Ancanani. Passaggio in mezzo per lui nella bocciata precedente, stavolta 6 punti, col rientro dovrebbero diventare 8, così è 19-22. Torniamo da Gianluca Franchini. Molto preciso ancora. Falcini, effetto. Tiro d'effetto di Fabio Falcini, entra nella maniera giusta di carambola e segna il punto. Tanto c'è una misurazione eterna nel biliardo alla nostra sinistra. Tiro d'effetto spettacolare ancora una volta, perché diciamo che coordinare l'angolo con la spinta, io credo che in poche ci sia, sai, il tiro d'effetto ti dà possibilità di angoli diversi, però come li tira lui a misura non ce n'è tanti. Tiri d'effetto quelli semplici che in tanti sono fatti, ne faccio di quanto. Sì, ma quasi tutti a misura, quello è il problema. E regolare la spinta in un tiro d'effetto credo che sia abbastanza complicato. Adesso non so se mi puoi confermare o meno questa tesi. Vediamo comunque Fabio Falcini, che non può essere, ecco, vediamo la differenza. Naturalmente qui
al punto anche di seconda. È andata abbastanza bene, ma c'era il doppio gioco stavolta. Entrare a mo' di 4 sponde, entrare a mo' di 3 sulla rossa. Comunque, notiamo la differenza. Se avessimo, non so, quelle inquadrature parallele di tiro d'effetto, vediamo che uno è assolutamente in controllo e quasi sempre a misura, quell'altro molto più in appoggio. Tiro di taglio, il cosiddetto dentro e fuori dal castello, per cercare di accostare. La mette nella maniera migliore, parificata, vicino al pallino, e adesso saranno dolori. Sarà durissima per Fabio Falcini segnare questo punto, perché c'è un angolo chiuso e direi che l'unica possibilità è provare di prendere il pallino e parificarsi vicino al pallino, mandando via di qualche centimetro. Perché andare a prendere la sponda lunga non è semplice, no, con quella palla. Praticamente lui potrebbe fare lo stesso tiro di Fancrini arrivando sul pallino. Certo, senza la sponda però. Senza la sponda. Senza la sponda. Se prende il pallino tutto si accarozza nella buca immaginaria infatti, di sinistra. Infatti, e la biglia dovrebbe spostarsi invece verso esatto, destra. La biglia bianca intendo. Prende il pallino si fa il punto, ma un tiro molto difficile. Ai suoi grattacapi Fabio Falcini. Vediamo, sicuramente se prenderà questo punto se lo sarà guadagnato. È molto larga. Sponda. È molto larga, però è riuscito a prendere la posizione di pallino giusta. Era la seconda opzione, la prima era prendere il pallino sì, pieno. Mi permetto di dire che questa però era un po' più complessa di quell'altra, che era difficilissima. E comunque, 23. Adesso vediamo dove farà 34. Morire il pallino. Vediamo Fabio Falcini con la bocciata tradizionale di Cricco, impostato quasi tutto di sfaccio, mi sembra, vero? Vediamo. Attenzione all'incrocio. Beh, diciamo che l'incrocio non è proprio questa gran disgrazia, perché guarda dove va a fermarsi il pallino, va a fermarsi sotto il castello. Pier Giorgio, ti faccio una domanda, adesso io ho seguito poco Fabio Falcini nel suo performance, ha cambiato bocciata secondo te rispetto all'anno scorso, due anni fa? Sembra che il colpo sia diverso e la posizione del corpo sia diversa. È un ragazzo che ha varie tipologie di bocciate, che variano poco da una all'altra, ma un gomito leggermente piegato, la partenza, qualcosa cambia, ne ha tanti tipi. Un giocatore abbastanza estroso, però abbiamo visto sia il punto che ha raccolto che la bocciata, molto valido. Un ragazzo valido che può fare partite strepitose, che, sì, sì, come avevi precisato tu, ha disputato una finale due anni fa nei campionati italiani singoli di prima categoria, il che è tutto dire, insomma. Si è piegato solo 5 sponde in arrivo sul pallino, attenzione, leggermente stretta, sì, calata all'ultimo momento, perché sì, sembrava perfetto. Ha chiuso un po' all'ultimo momento. Scusa se ti ho interrotto. Assolutamente no, è stato benissimo. Tanto abbiamo Luca De Carli che si è aggiudicato il punto. E Devi Shankarani va a bocciare, credo, il terzo pallino consecutivo, vado a memoria naturalmente, ma mi sembra sì, che così sia. Vediamo Dennis se metterà dentro il castello anche questa bocciata. Tanto 8 punti e tiro di taglio di Fabio Falcini. 16 e andiamo a secondo 16 per Falcini.
passa davanti 47-34. Ricordiamo sempre nei bilanci internazionali Piesotto quanto sia non facilissimo il tiro di taglio, perché bisogna, bisogna governare il biliardo. Esatto. Bisogna avere una padronanza di tiro, il maestro in assoluto più conosciuto, Angelo Corbetta, tira delle tagliatine spettacolari. Una spanna sopra gli altri. E adesso stanno prendendo in tanti, è un tiro che se lo fai con la forza giusta dà dei buoni risultati. Andiamo da Riccio Gagliandro, che credo voci il suo secondo pallino. 19-7 per Pasi e Minguzzi, ma Riccio Gagliandro trova 8 punti. 15-19, ricordiamo che pronto poster 7 crociari è in un momento di buonissima forma, a memoria mi sembra 11° posto, invece per il Bibizzò c'è stata una brutta sconfitta all'ultima uscita, 5-1. Sì. Che ha ridimensionato. Non naviga in buone acque, era partito molto bene, nel girone di andata si è comportato molto bene il Bibizzò. Poi in questi primi incontri del girone di ritorno sta mancando un po'. Attenzione, di livello di risultati. Franchini, attenzione, riesce a prendere pieno, un rischio molto rilevante. E alla fine riesce a intavolare anche gli 8 di colore. Non è andata, direi, bene. Credo ci sia 8 punti di colore per Luca Franchini. Sì, direi proprio di sì. Così è infatti. Che porta 46-47, una partita bocciata. Assolutamente in equilibrio. Sì. Vediamo la bocciata. No, non dimentichiamo che Falcini sta galleggiando con due tiri bellissimi da 16 realizzati. Vediamo Franchini alla bocciata. Un brillo esterno di seconda passata, il rientro troppo, 4 punti. 4 punti. E vantaggio 50-47. Vediamo la prima di Fabio Falcini. Naturalmente seguiamo di più questa partita, prima perché è una partita individuale, seconda perché è una partita molto più avviata. È spettacolare. Per adesso un bellissimo incontro. Bene, qui tiriamo a occhi chiusi. Certo, questo è un tiro che non guardiamo neanche dove passa. Potremmo anche metterlo con le mani, se direttamente. Sì, sì. Tanto non... Eccolo che parte il 4 sponde ad effetto Gianluca Franchini. Sembrerebbe stretto. Sì, adesso sembrerebbe lunga. Sembrerebbe corta. Ed è perfetta, cambio biglia e buonanotte ai suonatori. Sempre così. Adesso rimarchiamo ancora una volta, metterla di prima, a questo punto è fondamentale e assolutamente obbligatorio, direi, perché altrimenti... Ma quello che è incredibile, che Franchini lo metti un po' in difficoltà. Certo. Se fai un punto anche di 12, di 14, cioè non stringi molto, e lo obblighi a fare un tiro di normalissima fattura. Nel quale, diciamo, può anche sbagliare. Può non metterla perfetta. Esatto. Sbagliare è una parola difficile per lui. Sì, una parola veramente quasi che non, nel suo vocabolario non c'è. Trasponde Fabio Falcini per cercare il pallino, ma è molto largo e molto lungo. Scivola via. Ultima in arrivo per il giocatore del pronto poster. E ricordiamo, ha già nel carniere 32 punti di calcio. Ben fatti in entrambi i casi. Andiamo da Gianluca Bianchini. Partita ancora chiusa, ancora stretta, 24 la coppia del pronto posto 7 crociari
Bianchini, Franceschini, 29 De Carli e Ancara. Ma stasera Gianluca Bianchini sembra veramente in spolvero. Ancora 10. Due pallini 20, credo, vado naturalmente a memoria. Infatti sono tornato prontamente. Ecco, Alessandrini, Pier Giorgio, no, qui non... tu raggiri. Sì, ma alzare la... Ah, sì, giusto, perché tanto... Eccola. Farami un tiro difficile. Due biglie e tutti a mucchio. Certo che Alessandrini lo conosce bene, perché l'aveva detto 10 minuti fa questo tiro. Credo, Pier Giorgio, che noi giochiamo a biliardo, lui è quasi un circense. E riesce meglio, è più facile un 3-4 sponde ad effetto che una candela e una 2 sponde semplicissima. Intanto c'è il birillo, che... stavolta c'è il rientro, forse giusto per i 10, vediamo. No, niente di fatto. 6 punti, che è sempre un ottimo risultato. Comunque, quando l'ho intervistato domenica dopo la vittoria a Perugia, gli ho chiesto se sta pensando di aprire una scuola, no? Di insegnare il gioco ad effetto. Fa, no, guarda, io questo è un gioco che mi piace giocare ad effetto, mi diverto, mi trovo bene. E ricordiamo una cosa, Pier Giorgio, che quando c'erano le buche, lui giocava già e tirava già i tiri ad effetto con questa precisione. Giocavamo, abbiamo giocato, ho avuto il piacere di giocare in squadra con lui diversi anni nelle buche. Mi ricordo l'anno che c'erano i birilli di traverso. La fila non era composta come adesso, ma era orizzontale. Lui vinceva tutte le gare perché gli altri erano sempre chiusi fra le buche, il birillo e il castello largo come la Goriziana. E lui vinceva tutte le gare perché d'effetto andava dappertutto. Certo. Ed era micidiale, perché, ripeto, un ragazzo splendido, di una bravura, di una serietà ineguagliabile. Tanto... Pasi, esatto, per Daniele Pasi. Daniele Pasi si mantiene sempre dei livelli, dei ritmi molto elevati. E poi ti ricordo che anche l'amico Alvisi l'ha visto giocare nelle buche. Adesso gli andiamo e subito gli puoi chiedere cosa ne pensa. Quindi Gianluca Franchini era buono anche nelle buche. No, un giocatore formidabile. Lo so, perché naturalmente lui mi ha detto: sono nato nel gioco delle buche. Come tutti noi che abbiamo qualche annetto in più, tutti arriviamo dalle buche. E ti garantisco che nelle buche l'effetto è ancora più devastante. Certo. Perché non è che si poteva dare dei colpetti, delle pacchettine, le buche erano più piccoline. Tanto trova il pallino, ma non è fortunato Fabio Falcini, ha sbagliato leggermente l'angolo, possiamo dire, perché lui aveva tirato la biglia naturalmente, però non è stato fortunato. Si poteva anche segnare in questo modo. E comunque, forse anche la spinta... Quando giochi con Franchini è anche un piccolo errore, si diventa... sembra marchiano. Certo. Adesso durissima fare gioco, posizione delle biglie siciliali. È un lunga corta corta, no, lunga corta per cercare di prendere pieno, ma non c'era molta. Era difficilissimo fare gioco. E adesso tiro d'effetto, trasponde a misura sul pallino. Seconda sponda, terza sponda, sembra larga, sembra corta, sembra stretta, due biglie e buonanotte. Io credo che chi ci sta seguendo stia vedendo, stia ammirando il numero uno in questo fondamentale. Io credo che di tutti i tempi non ci siano discussioni. Il numero uno di tutti i tempi. In più adesso
riesce anche a trovare questa bocciata che gli garantisce il gioco vicino allo sponda, perché ricordiamo che quando bocciava di cricco, palla a muro, pallino quasi a muro, ricordiamo che quando bocciava di cricco magari la resa c'era, no, il pallino rimaneva, sì, ma rimaneva più pallino, alta, rimaneva pallino corto proprio a sponda, e quindi era attaccabile sotto questo punto di vista. Andiamo a vedere il tiro di Luca De Carli, che rimane largo. Partita delle coppie ancora assolutamente nella fase introduttiva. Tanto Devi Shankarani 4 punti. Non c'è il rientro stavolta. Vediamo se per una volta per Pedro Sandini sbaglierà. Vediamo. No, niente da fare. È impegnativo però. Sì, dico, sì. Questo è molto impegnativo. Vediamo, certo, se certo. Se lo tiro io, se lo tiro io è impegnativo. Per me è larga. Sì, è stretta. Per me è stretta. È corta. Cambia. È lunga. Va bene. Cambio palla. Faremo sicuramente nel quarto tempo un... Beh, cosa facciamo il quarto tempo? Mettiamo 30 tiri di Franchini. Sì, 30 magari no, ma una decina, perché sono stati uno diverso, soprattutto uno meglio dell'altro, però metteremo anche... naturalmente i 2-16 di Fabio Falcini, che gli hanno permesso in qualche modo di rimanere in zona, anche se sono 23 punti. Poi dopo è chiaro che quando uno ti gioca contro alla perfezione del biliardo ti fa sbagliare anche di quel millimetro che purtroppo alla fine Cagliandro significa la sconfitta. Richard Cagliandro, un birillo, c'è il rientro, attenzione all'incrocio, incrocio. Torniamo da Gianluca Franchini. Chi può dirlo? Guarda che questo è capace di andare a prendere sul pallone. No, stavolta c'è il trasponde. Non c'era il... preso anche questo. Sì, non sembrava proprio un punto insidioso, un punto quasi elementare. C'è una regola che dice che il punto, basta andarci più vicino e preso. Certo, ed è inconfutabile questa regola. 7-2-4-7 diventa quasi imbarazzante Gianluca Franchini quando gioca a questi livelli. Due punti, rientro, forse altri due, così è, quattro punti. Comunque, diciamo che a chi si chiede ancora perché ha vinto la gara di selezione master di Perugia, credo che chi ci segue capisce perché ha vinto quella gara, perché ha giocato a questo livello. È un giocatore super titolare. Aspetta che gli diamo il microfono. Stavo dicendo che i contestatori della bocciata di Raspona, che può piacere o non piacere, ma vedere giocare Franchini a questi livelli, questa precisione, questa facilità di esecuzione anche nei tiri difficili, come si fa a attaccarsi a un tiro? Nella bocciata è un tiro, chiaro che aiuta, ma il livello di gioco che esprime è stratosferico, questo è il mio avviso. Adesso lo chiediamo anche ad Alvisi. Io credo di aver giocato meno di 25 volte con Franchini e ho preso anche dei 6-60 di cricco da Franchini. Me lo ricordo ai regionali, ho preso un giorno, faceva sempre 10, vinse la finale contro Galli, ho perso per andare nei 4. È un giocatore, secondo me, sarebbe un giocatore devastante anche se bottasse di braccio.
Poi è chiaro che Di Cricco lui è stato un gran giocatore, Di Cricco non è stato uno così così. Non dimentichiamo, non per fare una puntata pro Franchini, che come mi sono permesso di scriverlo anche in diretta a Fibis in un piccolo post che prima dell'evento della Raspona, il signor Franchini ha vinto 4 titoli italiani, svariate gare nazionali, medie una all'anno, innumerevoli gare regionali, e se andiamo a vedere le statistiche, è il giocatore nei primi 5 più vincenti della A1, quindi fate voi un po' i vostri conti, di chi stiamo parlando. Andiamo a vedere l'altro Gianluca. Se Bianchini confermerà il suo standard di terzo questa sera. Pallino per lui, più 4 nella stecca 39-35. Sembra molto buono. Una bella sera. Siamo a 3:30 con parziale aperto. Pancini calcio rovesciato, passa a un capello dal birillo, non era per niente facile, sono 49. Sono 76 per Gianluca Franchini. Sono 8 punti, naturalmente così forte per alzare il pallino da sponda e non morire nella stretta micidiale del giocatore ravennate. Dobbiamo dire che di fronte a un giocatore che ha giocato come Franchini questa sera, Pancini si è anche difeso molto bene. Tiro veloce a cercare un colpetto di fortuna che non guasta, gli ci vuole. Andiamo da Riccia Gagliandro, anzi lo raccontiamo Riccia Gagliandro, con 10 punti, 35-30. Vediamo il primo tiro d'effetto della partita di Gianluca Franchini, un 3 a mo' di 4. Pier Giorgio, penso che lui in una partita ha tirato più effetti che io e te in carriera. Io quando giocavo facevo attività, adesso che faccio la partita in campionato in A2 ne faccio un uso molto limitato, specialmente solo quando sono in certe posizioni che devo allargare, che devo arrivare un po', ma la precisione che esercita Franchini nei tiri di effetto penso sia unica, non c'è
perché ce n'è un altro giocatore del circuito che Gianni Lugli tira molto le palle di effetto, ma non con quella precisione millimetrica. Penso sia unico, questo è quanto. Nel frattempo vediamo che le due coppie, non dimentichiamoci, del gruppo De Carli con questa lunga corta per cercare Birilli, tirata bene, ma sfiora solo il Birillo della Goresiana, nel Birillo della Goresiana, per essere più precisi. E l'altra coppia viaggiano a punteggio di 30-35 a favore degli ospiti. Adesso vediamo Denis Ancarani alla bocciata. Giriamo la camera. Avrebbe bisogno di un pieno per portarsi in sia. Quattro punti. Sempre effetto buono della bocciata di Ancarani. Attenzione, stavolta è alzato il braccio. E la bianca? Gira pericolosamente e beve otto due bianchi. Punti. L'ho vista che andava. Conosco molto bene anche Denis Ancarani e ti posso garantire che stasera non sta bocciando ai come lui sa. Perché il pallino tende a scappargli, lo vedo molto strano, o che tiene posizionato male il dito, o che non si allunga bene, qualcosa c'è. ...7965 Gianluca Franchini. È sbagliata. Stavolta sbaglia la bocciata, non la taglia. Attenzione che la partita è ancora in essere, perché 14 punti sono un tiro. Esatto. Adesso ripasso la parola ad Alvisi. È infilata, ma sì, infatti andiamo di 4 sponde ad effetto, naturalmente con la misura, stavolta è stretta, ne sono certo, stavolta è stretta. Secondo errore di Gianluca Franchini ad effetto, ma non si dà per vinto, ma fa più notizia la bella palla o l'errore? Direi l'errore, però attenzione che no, stavolta riesce a prendere l'ultima porzione di pallino utile. Comunque diciamo che il punto è di 29, molto probabile che dovrà servire l'ultima biglia. Ultima biglia per Gianluca Franchini. Prenderà pallino per prendere la famosa stangata di petto. Invece va là quasi a misura. Vediamo come si indirizzerà la biglia, la parifica nella maniera migliore. Ci sarà, penso, un missile terraria. Non ci sono alternative. Non ci sono alternative. Bisogna portarlo a casa questo pallino e realizzare un pieno. Vediamo se avrà il coraggio.
coraggio di attaccare quella biglia bianca qua in alto. Tanto Devi Shankarani tenta lo strike, finalmente uno strike per lui, è 55-49. Questo è un tiro molto importante nella partita, un tiro anche difficoltoso. Calcio della bianca, bisogna entrare il più possibile. Bravissimo, gran palla di Francesco. Calcio rovescio è sempre un tiro insidioso. Ci è mancato poco che venisse. 7 punti, 7-2, intanto Daniele Pasi non inquadrato. Bellissimo tiro rovesciato. 10 punti e 42-35. Stavolta non taglia a sufficienza. Comunque una bella smitragliata. Il pallino. Pallino 33 centimetri sotto il castello. Punto dove può succedere di tutto. Partita, ricordiamo, ancora assolutamente senza un padrone. Nonostante. E attenzione. Una grande performance, ricordiamo che i 32 punti più gli 8 pagati da Gianluca Franchini sono 40, sono quelli che riescono a tenere in vita ancora Fabio Falcini, che ha bocciato sicuramente meno, ma che ha bocciato bene, perché a parte questo vuoto gli altri erano tutti o sul castello o pieni. Vediamo, questo è un altro tiro, possiamo definirlo tiro partita. Eh sì, è un tiro che si è preso, fa molto la differenza. Decide probabilmente per il taglio. Sì. Taglio aperto, quindi bisogna darci quasi l'effetto buono, cioè tirarla via un po' più morbida del solito, vero? Sì, sì, non veloce, perché c'è anche la possibilità di prendere mezza bianca e col pelo del pallino andare sopra il castello. Infatti la tira morbida. Pelo del pallino non c'è. Nulla di fatto. Questione di un capello. Ha tirato benissimo. Certo. Ricordiamo che... Non bene, benissimo. Il tiro morbido è ancora più difficile da controllare di quell'altro, perché non hai tanti riferimenti. È stato un gran tiro. Trasponde Gianluca Franchini. Vediamo se si metterà in copertura o a specchio. Beh, più o meno come prima, però stavolta stavolta c'è questa rossa che un pochino di ombra la fa. E vediamo se potrà fare anche un tiro solo per il punto. Attenzione. Certo. Non è mica sempre obbligatorio attaccare. Assolutamente. Anche perché ci sono 7 lunghezze da recuperare, quindi partita ancora assolutamente in equilibrio. Attenzione. Ripete invece il tiro di prima. Altro tiro morbido, stavolta però attenzione, bisogna toccare qualcosa. Ecco, mi permetto di dire, Valerio, che io questo tiro stavolta non l'avrei fatto perché c'era... Però io do tutte le attenuanti a Falcini, perché di fronte a un giocatore che gioca come sta giocando Franchini, lui ha cercato un tiro d'attacco che faceva la differenza. Beh sì, la partita è ampiamente finita. Questa è buona. Però se veniva questo tiro con la prima era diventata bella. 76 ma 95 Gianluca
Franchin. Risponde Gianluca Franchini, molto aperto. Gioco, partita, 8 di incontro. Prima. Partita finita, bravo Franchini, ma bravo anche Falcini che ci ha provato fino all'ultimo. E non ha assolutamente demeritato, anzi ha avuto nel braccio il tiro per vincere e l'ha sbagliato. Andiamo da l'altro Gianluca Bianchini, ricordiamo, 3:30 se ben ricordo. Quarto pallino per lui, 55 pari. Oggi è indiavolato. 4:40, striscia aperta. Oggi è indiavolato. Tanto Leondoro 0, Taverna Verde 1. La coppia inedita Martelli-Monti, tanto Richard Gagliandro, due punti crediamo, non dovrebbe venire avanti, invece viene avanti, sono 10, 49-42. Mentre il primo tempo... a Ronco, President 2 contro Bocciofila Imola, 1-2. Le carte trova un bel birillino, però lascia il punto. Thank you.
tiro di Davis Ancarani per cercare di portare via delle possibilità agli avversari. Noi andiamo da Richard Gagliandro, più 9 per lui con la bocciata, o metto di prima, e nient'altro. Più 11, 5-3-4-2. Vediamo se Franceschini farà il cancro del pallino per portarlo nella parte bassa e magari realizzare di più. Lunga corta. Buonissimo tiro. Realizza due punti e costringe gli avversari a fare uno di colore. Vediamo che con il rosso avrebbe vinto. Due punti per Davis Ancarani. Non dovrebbe esserci rientro. Non siamo nemmeno quota 64. Siamo a 63. Onde ad arrivare, obiettivo alzare la rossa verso gli ometti. Niente da fare, doppio tocco, punto è rosso. Fra Leon d'Oro e Taverna Verde, Andrea Messori batte Luca Mini in una partita combattuta, 111-87. Lunga, corta, corta, a risalire. Ma diciamo che in questo momento tutto è nelle mani dei giocatori sette crociari. Tranquillamente un lunga corta, spingere il pallino verso la rossa. Molto facile realizzare 5 di colore quest'anno. Sembra leggermente corta, era meglio arrivare con un pallino più di spinto. Conquista il posto. Prova ancora. Due
solo due biglietti. Vediamo se il bocciatore in forma come questa sera realizzerà un emplen a bocciare. ...2-1 per Leon d'Or alla fine del primo tempo. Vincono Vitelli e Pinardi, mentre c'è il match ball per Gianluca Bianchini. Ricordiamo 4:40, quinto pallino. Ma prestazione perfetta. 5:50, prestazione perfetta. Andiamo subito dall'ultima partita che rimane. Si trova un birillino. 47-53 per i giocatori ospiti. Quindi siamo 1-1. Buonissima biglia, una tagliatina perfetta di misura per provare a mettere in difficoltà gli avversari. Salto del castello. Due sponde a trovare la propria, rimpalla e non segna. Estremamente difficile, quasi meglio provare ad allargare, sperare di poterci andare vicino con l'ultima biglia. Tiri di precisione portano poco vantaggio. Yeah.
Esatto, tiro di tagliato. Primo tempo Bussecchio vince a sette crociari. Quindi 2-1 per il Bussecchio in casa dell'RG. Tanto rimane strettissimo. Brutto errore. Altro parziale, Bussecchio 2-1, President 1-2. Meno 3 per la coppia di casa, diventa più 5, forse più 7, vediamo, più 7, 66-0, 53. Thank you.
risponde. Cercare il pallino. Riesce in qualche modo a segnare. Punto difficile, vero Valerio? Beh, sicuramente ci sono delle insidie, però bisogna colpire la bianca vicino al pallino a tre di colore, non è che bisogna. Naturalmente il tiro più conveniente è da questa parte, un due sponde magari non stare due spondine corti. Strette, no, devi arrivare a 5 centimetri. Perché sennò... Certo. Che è meno difficile di quello che serve. Vediamo. Buona perché fila la bianca, ma molto buona la biglia, 5 addirittura. Era meno difficile di quello che sembra. Sì, e diciamo che la carambola erano tutte a vantaggio. Tutte a favore, se prendi quella bianca lì il punto è impossibile lasciarlo. 60-58. Stavolta non produce punti, dice Cagliandro. Bellissima la prima miglia di Panzi, permette agli avversari di incunearsi, devono solo scegliere da che parte tirare, se di due, di tre sponde, da destra o da sinistra.
due spondine strette ad arrivare sopra il pallino, attenzione alla calata. Assolutamente attenzione. Larga, assolutamente larga. Larghissima. E quel che è peggio. E adesso costringerà a un trasponde ad arrivare, sicuramente Ricci Fabrizio non andrà a punto. Trasponde ad arrivare. Alla fine rimane bianco. Vanno a parificarsi bianco e pallino più in alto, ultime in arrivo per Fabrizio Ricci. Tanto 2-0 il Textmaster vince con la Girelli. Siamo già un'ora e mezzo di partita, Valerio, e sappiamo che le partite delle coppie a volte, soprattutto quando sono in equilibrio, si possono allungare. Lui è più un giocatore istintivo, ricordiamolo. Vediamo se riesce a fondare il pallino. Direi che ha fatto un buonissimo tiro, però adesso siamo 3 contro 0 in una situazione che potrebbe anche decidere la partita, vedremo. Certo. Tanto vince 2-1 il Circo dello Sport in casa della Perla Verde. Manca solo un risultato dei primi tempi, oltre naturalmente al nostro. Quello fra Cadelvento e Sire, un altro incontro importantissimo per i play-out. Vediamo. Un'altra sponde
entra assai poco, rischia la vita. Alla fine nulla di fatto. A questo punto 3 di colore, niente di più. Sì, assolutamente d'accordo con te. Corta, attenzione che a sponda non l'hai preso il punto, eh? Ancora rosso direi. Corta, corta. E corta. Lunga, corta, corta e poi corta. Adesso attenzione perché ultima biglia, no, no, assolutamente. Palle potevano essere ascoltate molto meglio. Tiro col braccio in fuori e alla fine, attenzione, due biglie. Sono due biglie, 63-58, una bocciata naturalmente fondamentale per l'economia futura della partita. Molto vicino al rimpallo, quasi toccato il pallino. 0 punti, 6-3-5-8. Era importante almeno un birillo per portarsi a un tiro dal traguardo. Direi buona prima di... Ha tirato Gagliandro, scusa che l'ho distratto. Mi sembra che abbia messo una buona prima. Chiaro che si va per il cambio di tre sponde, tiro ad arrivare. Importante allargare in questo caso. Daniele Pasi. Cambio di palla, perfetto. Biglia che potrebbe anche voler dire molto nell'ambito di questa partita. Valerio qui, no, al di là il bivio è che a tirare in testa il pallino potrebbe anche la bianca viaggiare verso gli ometti, però attenzione. La tua può girare e bere il birillo, puoi rimpallare e bere un birillo, puoi rimpallare e non prendere il punto, può succedere di tutto. Diciamo che questo
chiaramente più un tiro da giocatore singolo che da giocatore di coppia. Certo, però devo dire la verità, mi meraviglio che un giocatore di Goriziana molto competitivo come Fabrizio Ricci non lo faccia questo tiro qua. Alla fine credo che l'istinto prevarrà, però è... Secondo me andrebbe bene pensarci ancora un attimo, non esagerare e tirare troppo in fretta. Tanto 2-1 vince la Cadelvento contro il Cire. Allora, Valerio, questo è indubbiamente un tiro fondamentale, però mi sembra che i 4 minuti e passa di pensata siano un po' troppi. Alla fine va Fabrizio Ricci e riconquista il punto. Alla fine segna il punto. Quindi unico primo tempo che manca. Quello fra Texmaster e Girelli, 2-0 per il Texmaster. E quello collegato, 1-1 fra Bibiso e Pronto Posto e Sette Crociate. Due sponde Riccia Gagliandro, questa volta sbaglia sullo stretto, perde il vantaggio di Biglia, ultimo in arrivo per la coppia ospite. Punto non difficile da conquistare a mio avviso. Mm.
Vediamo la spinta. Ha rischiato la vita perché ancora un millimetro non avrebbe segnato. 65-5-5-8, Daniele Pasi alla bocciata. Inutile dire, fondamentale ancora una volta. Stavolta ce lo metto di prima, c'è il 10 di seconda e c'è l'allungo della coppia di casa. Vediamo, solito tre sponde con un po' di spinta. Sembra essere un tiro che piace molto a Daniele Pasi, stavolta lo sbaglia. Probabilmente è stato molto fuori col braccio rispetto al castello, rispetto a prima. Perché ho visto partire la biglia dall'ometto esterno di là, invece che farlo partire dall'ometto più vicino al nostro punto di osservazione, e naturalmente sappiamo che la differenza... Mi permetto di dire che ci vorrebbe Gianluca Franchini per togliere quella biglia, un bel tiro d'effetto. Si può riaprire questa partita. Decide per il tre sponde come il suo compagno per Paolo Minguzzi. Lancio di palla profondamente diverso, cambia la biglia. Questa è una palla, palla tiro da manuale, potrebbe veramente valere anche due punti, eh? Sì. Tanto ricordiamo che per Paolo Minguzzi non è uno che ama molto alzare il braccio, ma stavolta il tiro importante lo ha eseguito nella maniera migliore. Alla perfezione. Non è la prima volta che vediamo una cosa del genere da lui, eh? Diciamo che quando alza il braccio, delle volte potrebbe anche non prenderci, però nei momenti topici... Attenzione, sempre vita, attenzione. Attenzione, prende mezzo pallino. Benissimo, guardate dove rotola la biglia rossa verso gli ometti. Comunque, ultima per la coppia Bibisò. Un'ora e 50 minuti di gioco. Per fortuna che non si paga il biliardo. Diciamo che è la prima volta poi che ci capita questo tipo di partita. Thank you.
Tu cosa faresti, Valerio, in questo caso? Io proverei a fondare il pallino? Corta, andrei vicino al pallino, perché tanti tiri veloci di prima non si possono fare perché c'è la bianca. Certo, la certo. Poi il gioco è alto, quindi bisogna stare, bisogna stare attenti ai riccioli, bisogna stare attenti ai traversini e quelle cose lì. Esatto. Vediamo se invece lui decide di andare di prima. Lì si esplorava, presumibilmente un no, tiro. Tira a far scendere. Fa il tiro che volevo fare io, intanto, però si è messo in una posizione molto strana. Intanto c'è qualcuno che sta cercando di batterci, perché al Textmaster di Novellara stanno misurando da 10 minuti un punto. Chissà, forse prima... Grande biliardo. O prima o poi succederà che sarà di qualcuno, no? Anche testa e croce dopo 10 certo. minuti. E adesso... Allora, tornando alla nostra partita... 2 contro 0 per Fabrizio Ricci e Rizzo Gagliano. Questa biglia la tiriamo ampiamente dopo le 11 perché è troppo importante. Anche perché mancano 6 minuti, non è che manca tantissimo. Questa la tiriamo ampiamente. E dobbiamo dire che allora, il tiro è uno, non è che ce n'è degli altri. Sì, perché voglio scegliere se, la spinta. Se tirare forte di prima o di seconda, ma tirerà di seconda. Attenzione al pelo della bianca, attenzione, mamma mia. Trova 8 di colore, ma ha rischiato la vita, potrebbero già esserci gli 8. Ah, ma credo che basti alzare quella bianca. Sì, quella non si guarda neanche, si guarda solo la rossa sopra il castello e quella bianca. Allora, dal nostro punto di osservazione sembra rosso abbastanza netto. Però là è diverso, ti dico la verità. Vedrai che non c'è molto. Un arbitro fondamentale. Mario Casadio, naturalmente dei più bisogni. Arbitro il giovedì, giocatore al venerdì. No, scusa, giocatore al mercoledì. Chiedo scusa. E venerdì? Samba. Guarda linee. Vediamo. È bianco. Bianco. Quindi 2 biglie rosse in tavola. Hanno guardato per vedere che opzione ci poteva essere fra 5 o 8 o 3. C'è solo 5. Sì, non c'è altro. Attenzione, mamma mia. Tirata con sufficienza, ma adesso non so se ci sono i 5, Valerio. 2 biglie sicure. Quella vicino a sponda c'è. Secondo me è cavato via la più vicina, Daniele. No. Allora sono 5, secondo me. Sono 5. Alla fine 5 punti, 3 biglie, 6-3, 7-5. Ma Riccia Gagliandro ha nelle mani il pallino per riaprire la partita. O quantomeno per portarsi un tiro per vincere la stessa. Vediamo. Decide la spinta corta. 65.
Intanto si sono portati a un tiro, corta per lo devo dire, perché arriva a mezza via fra sponda corta. No, e anche il colpo scorre dalla bocciata stessa, molto morbido. Attenzione al giro della rossa, al pelo del pallino, altra coincidenza. Bevi un birillo. 4 punti, siamo a 79. Testa B, adesso bisogna uscire, c'è poco da fare. C'è l'alternativa, bisogna tirare per la bianca in fondo e alzarla sopra il cappello. Se passa per la fine, magari ha più passate, perché può passare anche dalla parte di sotto. Tanto adesso la partita è più... Adesso bisogna tirare. Certo, che vada solo in mezzo al biliardo, certo, certo. Così come ricordiamo che in questi casi è difficile fare la dritta alla partita, è più facile magari trovare un episodio favorevole. Intanto 4-1 della Bocciofila Imola. In casa del President 2, mentre Corbetta vince, anzi stravince con Morara e porta il risultato sul 2-2. Vediamo Fabrizio Ricci al tre sponde, spinta sbagliata, non va sul la biglia. Adesso è rimasto un solo tiro. Mm-hmm.
Allora, che possibilità dai alla coppia del sette crociare di azzeccare questo tiro? Io non più dell'1%. Forse meno. Nulla di fatto, 2-1 Bibisò alla fine del primo tempo, una partita di quasi due ore. Cangella. Abbiamo il 43, cosa facciamo? Aspettiamo. È presente che tengo spento, quindi dura molto di più. Dura. Molinella 5-1 Buscetti. C'è quello là sotto la parte della tribuna perché c'è caduto il cellulare Thank you.
Vai là. Coppia, questo singolo è molto più forte. No, ma ha avuto dei problemi. Sì, sì, no, c'è un altro problema che l'ho chiesto. Simone. C'è tutte le categorie con lui. Non li puoi neanche spazzare. No, non lo so com'è andato, però sicuramente lui è un singolo di livello. Tanto c'è qualche passaggio a molto di più di lui, secondo me. Troppa differenza. Però magari nella male come nella chimica di squadra è meglio così. Se per loro è meglio così, è giusto che abbiamo fatto così. Io avrei fatto diverso, proprio.
questo non vuol dire niente. Il campionato così onore e merito un diamante, giusto? Non posso mica dire altro. Fermi a 43, io direi che fra 10 minuti possiamo anche partire col commento, perché così, così buio secondo me almeno un'ora, un'ora e un quarto ce l'abbiamo. Direi che sono più che sufficienti. Queste non sono due ore, eh? No, queste non sono due ore, queste di qua. Thank you.
Brescia. C'era il rischio, non se ne faccio. Duro farlo venire avanti i due sponde che ci dati qui. Iniziare con l'angolo massimo così. Tre volte per vedere che è l'angolo che vedi ristretto. Bigliare molto difficile. Perché adesso giochi ancora bene perché ancora il panno. C'è un mese di vita il panno. Stasera non è da corso. Poi rientra preciso, ma però... Thank you.
track. Bravo. Non ha niente, uno streak. L'aveva preso quello che voleva, eh? Quello l'unico che aveva 774. Da uno sconosciuto, tra l'altro. C'è l'uso quella col martello grosso. Bravo, bravo.
vero. Ma ci sono quelle che ti cricca di 20 centimetri. Basta la riga. Prego. La riga. Continua a tirare di due secondi, sempre bene tutto gli altri. Gracias.
era a rischio bevuto a birilli bianchi. Questa freddura mi ha... Tanto c'è un errore gravissimo di Verlicchi che ha segnato di colore in tavola all'avversario. Secondo me, dopo averci pensato, prenderà gli 8 di qui. Due sponde, Brunato Cicognani, indovina angolo spinta giusti. Attenzione. Vuoi vedere Luca Franceschini, esegue un tiro molto complicato che non viene. C'è la possibilità di 8 di colore. Sarà a dir poco insidioso. Bravo, bravo.
vediamo se riuscirà a prendere la porzione di pallino o appoggiarsi alla biglia. Vediamo, risale la biglia, punto bianco. Tanto 8 di colore per Simone Proietti, che ha la bocciata a disposizione. Due punti di prima passata, 10 di seconda e allunga, 8-2-6-4. E la stessa possibilità a Ivan Bianchi. Che la sfrutta, la sfrutta. Momento, vediamo se anche Roberto Verlicchi seguirà questo momento fortunato. 5-6-5-4 per il master. Niente, Villanova. Non dovrebbe venire. 2 punti, 5-8-5-4, mentre niente. Tentativo di schiaffo di Brando Cicognani, che combina un altro disastro. Paga 12, 93-44, vicini ai titoli di coda in questa partita, che probabilmente non è mai neanche iniziata, perché senza i 2-12 di Rasputin Cicognani sarebbe arrivato a poco, pochi a molti, come si dice in questo caso, no Valerio? La casa del vento 4-2 sul Cire. Praticamente avrà fatto già almeno 20 tentativi di tre sponde, credo che ne abbia preso uno forse, e continua la serie negativa. Chiude Ivan Bianchi, siamo 3-1 per il Bibizò. Andiamo a concentrarci su Franceschini e Proietti. Errore di Franceschini potrebbe essere. Minchia, che tiro. Oh!
Vogliati, troppo attaccante. Servono due verdi bianchi. Filotto, vittoria del Bibisò che porta quello che cercava, insomma. Andiamo. Perlone! Comunque, altri 8 punti.
sì, assolutamente. Se arrivi terz'ultimo o quart'ultimo è quasi il destino segnato. Credo che nella storia, almeno degli ultimi anni del campionato di uno, non ci siamo riusciti nessuno a compiere il miracolo. Non so te che hai la memoria sicuramente migliore della mia. Non è un tiro semplice, attenzione. Però un tiro bello, la seconda hai un bel imbuto per farlo. Ecco, quello è il tiro, l'angolo col quale bisogna prendere il pallone. Non ce ne frega niente, era un birillo, tanto. Sì, tanto molto lontano, quello che importa è bocciare almeno a 96. Assolutamente stretta, rischi anche di bere qualcosa senza prendere il punto, perché per niente questo un pelo più stretto si poteva anche venire attraversino della bianca, attenzione, vero? Poteva rimetterlo in partita. Comunque, errore che probabilmente non influirà nell'esito del match, ma intanto Jacopo Taglioli va al 64, ma stasera Jacopo Taglioli non c'è neanche a bocciare. Prestazione quantomeno incolore, dobbiamo dire. Risponde Roberto Perlicchi. Veloce. Stavolta entra troppo. Poteva venire anche la fila di traversino, però, ripeto, diciamo che certo che col 16 si portava a 20, non è che poteva rimetterla in discussione, ma così invece, attenzione, Roberto Perlicchi naturalmente appunto, un altro missile in arrivo, credo, vero? Per cercare di prenderne uno e farli bocciare per il brillo rosso, giusto? Vediamo. Ricordiamo, partita ininfluente per l'esito del match. Tiro ruspante di Jacopo Taglioli. Alla fine comunque riesce nel tento di far fare solo due punti. 95 serve 6 punti. Un bianco rosso.
comunque ininfluente ai fini del risultato, il Bibisò ha già i 3 punti in tasca. Stavolta c'entra il Filotto, chiude e il finale è 5-1. 5-1 per il Bibisò, che ottiene un buonissimo risultato, ottiene i 3 punti e questa lotta playoff sarà play out, sarà sempre più selvaggia. Quanto è bello è far sognare Otello, che ci mette un gran cuore di questa squadra innamorata, e noi vogliamo regalargli il campionato. E per la stella di Romagna non facciamo danni, abbiamo anche Vanni. E quando viene sera, una bellissima atmosfera, il panno verde, i riflettori, ci sono i nostri giocatori. Ehi, quante emozioni che bigliano.